Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti nuovamente sui nostri divani. Un'altra puntata nella quale si parlerà di territorio e di un'azienda fanese nel cuore di Fano da tanti anni che opera e che ha contribuito, a, diciamolo tranquillamente, anche al bello e al bello di tante case. Sono con noi sui nostri divani, tornano anzi sui divani di Dopocena, Casarredo, Andrea Esposto e Gabriella Esposto, che portano avanti insomma, da tanti anni questa attività. C'è stato un episodio che chiaramente dopo lo citeremo e che è anche un motivo d'orgoglio per voi che siete qui, ne parleremo. Però iniziamo, Gabriella, dalla storia. Lei l'ha vissuta fin dall'inizio, insomma 50 anni non sono uno scherzo, e quindi poco più che adolescente ha iniziato insomma questa avventura che è arrivata fino ai giorni nostri con tante soddisfazioni ma anche con tante difficoltà. Insomma, arrivare fin qui non è stato semplice. Ah, sì, sì, i tempi sono stati difficili, però purtroppo ce l'abbiamo messa tutta, cerchiamo di tirare avanti il più possibile e vediamo. Di che anni stiamo parlando? Quando avete iniziato? Negli anni 60. 60. Con un piccolo negozio e poi abbiamo acquisito il Palazzo De Pili, che era in una fase quasi fatiscente, insomma. L'abbiamo ristrutturato in collaborazione anche con la sovrintendenza e mio fratello ci ha messo l'anima veramente. E da lì poi siamo andati avanti fino agli anni 75, mi pare, no? Ecco, suo fratello per questa avventura, diciamo, ha avuto non poche difficoltà a farla comprendere, tutti, insomma, gli erano non proprio totalmente concordi, sì, ma sì, insomma, sì. No? Perché anche palazzo, perché era una cosa, anche il comune stesso addirittura voleva, c'era un progetto di un architetto romano che voleva abbatterlo. E noi abbiamo cercato di salvarlo il più possibile, mio fratello in particolare, ripeto, ha puntato i piedi e l'abbiamo salvato ed è ancora una gran bella cosa, veramente bella. È la sede nella quale voi siete? È sede, la nostra sede con la quale siamo. Quindi grandi spazi, grande... Sì, grandi spazi, spazi difficili perché soffitti alti, cose... Cioè un vecchio palazzo che... Però vediamo anche nelle foto... Con le varie trasformazioni, ecco qui... Qui è la facciata puntellata prima dell'inizio lavori, no? Sì. E questo qui, è il suo interno. E qui si vede qualcosa, insomma. Ecco, dopo però sono state portate alla luce anche... È stato riscoperto e salvato pezzi notevoli, bellissimi soffitti. Quanto è durata l'opera di ristrutturazione del palazzo? Circa 10 anni. Ecco, quindi insomma... Con delle varie sospensioni... 84. Con le varie sospensioni, i vari problemi della sovrintendenza, le varie cose... Sappiamo che quando si mette in mano un edificio storico sotto l'ala protettrice della sovrintendenza, insomma, sì, bisogna lavorare in un certo modo, gli imprevisti sono l'ordine del giorno, insomma. Insomma, poi, si è imbarcati in una bella poi impresa. Poi una notte con un... grosso temporale, che è crollata una parte di soffitto che ha creato un po' di problemi anche da lì. A fianco a voi, cioè di fronte a voi, però avete poi ristrutturato anche un altro poi, edificio. Finito questo, non contenti, siamo. Diciamo sì. Così, non vi era bastato e quindi... Sì, sì. Quando finì una cosa... Subito dopo doveva cominciare se non era non poteva mai pago, stare, se quello mai funzionava. E adesso cosa faccio? Fino adesso mi sono complicato la vita con questo, cosa faccio per complicarmela ancora? E ha pensato di andare di fronte. Andare di fronte, che c'era il vecchio cinema Boccaccio, ecco.
che era una bella, quello che vediamo questo qui, esatto, un'immagine, sì. Che era una bella, bella struttura, però tutta ricoperta di pannelli di gesso, di cose. Abbiamo cominciato a scoprire e anche lì è venuta fuori una cosa meravigliosa. Man mano che si scava venivano fuori. E siamo andati avanti altri 4-5 anni, forse 6, adesso non mi ricordo. Sì, è finito nel 98. È finito nel 98. Anche qui vediamo, in questa foto, si vedono degli architravi, sì, sono molto, sì, belli, che sì, grazie alla vostra, che opera quel, sono stati riportati. Quella capriata, no? L'abbiamo capriata, salvata, state salvate molte cose anche. Sì. Ed è venuta una bella struttura. Ed è l'attuale nostra seconda sede, diciamo, dove vorremmo puntare un po' più sui giovani, più sulle cose. Di cercare di coinvolgerli anche in progetti. Io ci sono stato, sono stato da voi, insomma, qualche giorno fa, e ho visto veramente un ambiente, sembra veramente un loft, insomma, un loft, sì, un open space, no? Infatti il primo nome che gli abbiamo dato era Loft Casa Giovane. Sì. Ecco, sì, perché si presta tantissimo, insomma. Sì, poi abbiamo fatto delle trasformazioni, è stato un periodo un centro frao, e adesso è una cosa mista, che però vorremmo sempre di più selezionare per i giovani. Selezionare per i giovani, cercare di indirizzare, insomma. E insomma, veicolare anche tutto questo lavoro che ha fatto suo fratello e il tuo papà, insomma, in questi anni, verso un nuovo corso, non deve essere facile, insomma. Questo sicuramente no. No, assolutamente no. Tutt'altro che facile. Ci sono, le possibilità ci sono, perché la struttura è quello che è, c'è la storia, c'è il materiale. Quello che vorremmo fare capire è che c'è la possibilità per tanti di lavorare con Casarello, sia per gli architetti, che possono trovare una struttura dove gli viene offerto di tutto, giovani architetti che vogliono creare qualcosa di bello, perché noi vogliamo fare delle case che sia un caso di cultura. Uno deve tornare a casa e trovare un ambiente piacevole, perché si vive meglio quando entri a casa e trovi qualcosa di bello. E vorrei sfatare questa leggenda metropolitana, ecco, che da Casarredo è tutto caro. Ecco. Non è così. Io a volte mi trovo a litigare anche con i miei amici, e perché tuoi amici. Da te non ci vengo, tanto adesso siamo in fascia protetta, non vi dico cosa gli rispondo, però faccio fatica anche agli amici a far capire che noi abbiamo il prodotto comunque di qualità, di bel design, con un costo giusto, e il prodotto eccellente per i palati più raffinati. Però si può comunque fare una bella casa spendendo il giusto. Sotto un certo livello non vogliamo arrivare, perché mi sembrerebbe un po' di prendere in giro la gente. Se io do un prodotto, quel prodotto deve essere comunque qualitativamente valido e esteticamente corretto. E che soprattutto c'è dietro la vostra esperienza, la conoscenza delle aziende, tanti anni, voglio dire, anche di ricerca di aziende che avete fatto in giro per l'Italia e per il mondo, selezionando no? La qualità, ecco. A parte il design, ma anche la qualità, insomma. Se poi arriviamo a questa seggiolina, a vedere, ecco, come è fatta questa sedia, è una sedia del 57, esatto, di Gio Ponti, che le prime vendute negli anni 60. Il peso è inesistente. Siccome la versione originale di questa sedia non è l'imbottitura, ma è una paglia di Chiavari, la paglia di Chiavari. Qualche cliente adesso ci arriva, ci chiede, si può rimpagliare dopo 40 anni? Dopo 40 rimpagliare. Anni. Naturalmente costa più la paglia di quello che ha immagino. Però la struttura è integra. È una seggiolina che peserà un chilo, neanche, un chilo e mezzo. No. Sì, spesso, insomma, visto che ormai passiamo veramente poco tempo a casa, visto il lavoro che si fa sempre più frenetico, che ci porta sempre
anche insomma, qualcuno passa giorni e giorni fuori casa, quando si rientra, insomma, rientrare in un ambiente accogliente, confortevole e soprattutto contornato da oggetti che gli restituiscono un qualche sensazione di piacevolezza, è un bell'obiettivo che vi ponete. Però questo non deve essere vincolato solo a un discorso di costo economico, vuol dire il gusto e la bellezza sono a prescindere. È chiaro che dopo, se ci rivolgiamo a un oggetto di design dove c'è tutto un discorso alle spalle, è chiaro che lì c'è un discorso diverso anche di valutazione dell'oggetto. Però quello che voi ci tenete a dire è che, insomma, non è sempre lo stesso binomio bello caro, insomma, ci può essere, giusto? Assolutamente, la ricercatezza, il gusto anche dietro insomma, ad aziende e a oggetti che non hanno costi inavvicinabili, proibitivi, giusto? Questo mi sembrava di cogliere. È la ricerca che stiamo facendo tuttora, che continuiamo a fare per offrire comunque un rapporto qualità-prezzo adeguato. Ecco, Casaredo ha sicuramente, se vogliamo proprio sottolineare questo, il top di gamma delle aziende in questo momento possibili sul nostro mercato, e questo è sicuramente una necessità che alcune persone ci hanno. Però nella continuità, nel discorso che ha iniziato tuo babbo e suo fratello, c'è anche proprio il contatto con la città, con i propri concittadini, e questi spazi forse testimoniano proprio la volontà sua di non essere così distante dalla gente. Cioè, Palazzo De Pili e l'ex Cinema Boccaccio sono comunque due strutture che vogliamo mettere a disposizione di Fano e dei fanesi. Ci sono degli spazi che abbiamo utilizzato in passato, ma non abbastanza, per presentazione di quadri, libri, mostre fotografiche. Per cui offriamo a chi ha interesse di presentarsi, di sfruttare questi ambienti, la possibilità di utilizzarli. Il piano interrato ha la possibilità di fare quello che vogliamo. Perché avete una metratura inconsiderevole, insomma. Sì, il Palazzo De Pili sono sopra i 2000 metri, per cui quindi di spazi c'è un cortile che si presta molto bene anche molto bello, ad eventi estivi. Vedo del rosso anche lì, però? Sì, allora vabbè, allora siamo a tema, siamo. Ma anche nel nostro marchio che usiamo, il marchio nostro è rosso, e spesso l'abbiniamo alla poltrona Vanity Frau, che è rossa, che per cui è rosso. Allora verremo a fare una puntata di dopo cena in loco, va bene, la facciamo lì. Molto volentieri. Così abbiamo modo anche di vedere, insomma, dal vivo gli spazi. Quindi, oltre a mantenere intatto, insomma, il contatto con il cliente, vi aprite anche a professionisti che vogliono sfruttare ciò che avete portato avanti in tanti anni per creare momenti di, insomma, di formazione. Non so, ecco, che cosa pensavi maggiormente, insomma, per questo? Tutto quello che è bello può rientrare, può rientrare nell'argomento, sia nell'eccellenza o comunque qualcosa che non deve riguardare necessariamente il design del mobile. Può essere tutto quello che riguarda comunque l'arte, o anche la cucina, o qualsiasi cosa che sia interessante, che possa arricchire culturalmente. Quindi, insomma, sicuramente oggetti di questo pregio qui, che hanno segnato un po' la storia del design italiano, insomma, le pagine dei libri che parlano di storia del design sono ricchissimi di nomi di importanti architetti e design italiani. Si può parlare anche di questo, ma ci si può aprire anche ad altre prospettive. Parlavi di libri, di quadri, insomma, di tutto ciò che comunque è forma d'arte. Questa in fondo è un'espressione artistica, insomma, chi l'ha pensata, no? Qualcosa è stato fatto anche della musica, no? Anche nel cortile, il cortile d'estate è meraviglioso perché è fresco, si sta divinamente. E sotto è... Adesso qui non mi pare che non ci siano foto del sotto. Immagini sotto non ci sono, però la prossima volta che ci vedremo parleremo del sotto. Delle grotte meravigliose, veramente anche belle ampie, insomma, si può
Quindi lo spazio si presta. Sì, che poi sotto ci sono anche grottine medievali che qualche volta lo vengono a visitare. A visitare. Quindi insomma è un negozio aperto, diciamo così, a qualsiasi esigenza. Invece chi vuole venire ad arredare un ambiente, una casa o quello che meglio crede, trova un po' tutto da voi, cioè non avete... Cioè, abbiamo una struttura anche come progettazione, come dalla cucina all'oggetto al tendaggio che facciamo normalmente, al tappeto, cioè la casa. Ecco, cioè, tranne il cibo, quello ce lo mettono quello, quelli che ci vanno ad abitare. Tranne il cibo. Se serve una volta, se quando inaugurano andiamo anche a cucinare. Ecco, però. Ecco. Non guasteremo, insomma, che si può fare anche quello. Perché l'idea, insomma, anche che vorreste portare avanti è quella di cercare di, con chi arreda una casa, di fare un filologico conduttore, insomma, quello sarebbe un po' l'ideale, Andrea, mi dicevi, no? Ti piacerebbe che ci si affidasse anche per un discorso di uniformità? Sì, per fare un progetto, come dicevi tu, uniforme, esteticamente pregevole, deve essere coordinato dal pavimento alla tinta della parete o l'eventuale carta, la lampada, non solo il mobile messo dentro, cioè arredare una casa vuol dire proprio fare un progetto completo. E insomma, per questo avete persone, tu esperienza sicuramente ce l'hai, Gabriella insomma, ormai ancora di più. Sa dove collocare gli oggetti, insomma, nel posto giusto, anche perché le vetrine che vediamo passandoci davanti sono opera sua. Se si sposta un oggetto poi è guai chi li sposta. Perché si ricorda anche dove li ha messi. Quindi insomma, va bene. Tu invece all'interno della struttura ti occupi, insomma, a 360 gradi. Sì, cioè, ormai dall'83 che sono lì. Dall'83. Ecco. Un po' di tempo è passato, la barba è diventata bianca. Nel frattempo. Per cui sì, io ho cominciato, giustamente mio padre mi ha detto, se vuoi cominciare cominci dalle gavette, per cui in magazzino a scaricare i camion, poi a montare la roba e poi man mano sono venuto nella sede centrale, però so seguire tutto praticamente. Ecco, questa tipologia di utilizzo dei propri figli è tipica delle persone che hanno avuto un'impostazione anche mentale rigorosa, che non è che regalano le cose così tanto per, o te le guadagni o no, dico bene, insomma, e quindi dal basso, si parla dal basso. Ma è giusto così. Anche perché il nostro lavoro, se uno riesce a capire i materiali, le cose, le apprezza molto di più, certo, che molte volte. Veramente, se non hai un'idea di come è fatta una cosa, uno non riesce neanche a trasmettere il messaggio giusto. Infatti, e quindi guarda, questo ti permette... Due settimane fa ero a Meda da Cassina e ci hanno fatto vedere la falegnameria e c'era questa sedia scomposta. E hanno creato due squadre che dovevano rimontarla. La squadra dove ero io ci ha messo metà del tempo degli altri. Perché? Perché so come è fatta. Esatto, perché tu hai utilizzato dall'inizio, molti invece il figlio l'ha preso, l'ha messo nell'ufficio, ma se gli dici smonta un portello di un pensile non ne hanno idea. Ci hanno portato anche dei piccoli oggetti, perché giustamente non tutto si può portare nei nostri studi, però questa è molto bella perché fa capire come sono fatte. Questa è la serie di Laus di McIntosh, e questi pezzi ancora sono fatti dentro la falegnameria di Meda, fatti a mano, col pennellino viene messa la colla, i pezzi vengono uniti e pressati insieme, anzi prima battuti con la mazzetta di gomma e poi messi nella pressa, per cui è ancora fatto tutto assolutamente in Italia, con legno che viene stagionato davanti alla fabbrica, questo lo posso confermare perché l'ho visto personalmente. Sì.
E quindi questo è il kit che ti mostra come è fatta la sedia che poi ti metti dentro casa, insomma. Quindi pezzi sono tutti incastrati, sono con degli innesti particolari, per cui anche se cade non si rompe. È alta ebanisteria. Esistono ancora prodotti di questo, a questo livello. Insomma, il nostro Made in Italy ha ancora... Rimasti molto pochi. Molto pochi. Però comunque la qualità, insomma, espressione dell'artigianalità italiana... Qui si esprime ai massimi livelli, diciamo. Di più non c'è. Di più non c'è. Insomma, questa gavetta ti ha permesso però di poterti, insomma, porre in una condizione che in questo momento è necessaria, ovvero sia adesso che il tuo papà non c'è più, tu hai, insomma, insieme a tua zia, insomma, preso sulle spalle completamente, insomma, avete preso sulle spalle completamente, insomma, l'azienda, e quindi questo è un discorso di continuità, ma che deve anche rassicurare le persone, insomma, che comunque vedevano in tuo papà e in suo fratello una figura centrale di riferimento, era un po' il deus ex machina di Casaredo, no? Immagino che starci vicino non doveva essere proprio una passeggiata. No, insomma, direi proprio una passeggiata, no. Ecco. Però, insomma, questo suo volerti far partire dal basso adesso ti fa star tranquillo, nel senso che puoi affrontare qualsiasi situazione con tranquillità. È stata una scuola di cui ringrazio mio padre, perché in particolare in questi momenti in cui non è che poi dici assumo tre persone per fare quello e altre due per fare quell'altro, ecco. Devi sapere fare tutto, e soprattutto per far sì che gli altri sappiano fare le cose, prima le devi saper fare tu. Esatto. Poi puoi dire agli altri come vanno fatte e controllare se le fanno bene o le fanno male. Quello è fondamentale, penso, in qualsiasi lavoro. Ecco. Gabriele, per cui se una persona fa male una vetrina, lei dopo 50 anni di esposizione sa se l'ha fatta bene o se l'ha fatta male. Insomma, questo è importante. Adesso non sono così, però sono veramente esigente su questo, perché devo un po' rispecchiare quello che uno si sente dentro, che per me la vetrina è tutto. Dopo, se poi il cliente vuol fare quello che vuole, può mettere dove però vuole. Le vetrine vanno fatte come si dice. Ecco, quindi insomma, Casaredo, insomma, anche la ricerca del pezzo da abbinare. Mettere in vetrina, ecco, quelle sono cose molto... Ci sono persone che vengono che hanno idee ben chiare, o persone che vengono e insomma dicono vabbè, io vorrei, facciamo. Sì, beh, adesso sempre di più, perché con internet arrivano, ecco, che sanno tutto, sembra che sanno tutto. Ecco. Specifichiamo, sembra. Però molti si affidano, vengono perché vogliono anche magari la prima cosa, e poi tutto il resto si lasciano consigliare. Abbiamo... Anche perché conoscere due nomi in croce non vuol dire che capisci qualche cosa di design, sì, di interior design, non penso. L'esperienza su questo campo, 50 erotti anni, insomma. Quali sono gli ambienti che in questo momento sono un po' più trainanti, facendo insomma una casa tutto tondo, dov'è che in questo momento si sta il mercato lavorando di più, insomma? Questo è il mercato in questo momento è impazzito, per cui è un mercato, ecco, che non ti permette di programmare punto sulla cucina o punto, ecco, sull'armadio, perché una settimana lavori sulle cucine e poi per due settimane non te ne chiedono una e vendi solo salotti, ecco, per cui la programmazione è diventata quasi impossibile. Diventa anche difficile poi, insomma, per chi deve proporre, no? Orientarsi. Anche per gli acquisti, perché anche le ditte propongono nuovi prodotti, molte volte non facili, però bene o male il letto, le basi, insomma, si vendono. Cioè, se una persona decide di arredare con un certo gusto un ambiente, che cosa sceglie? Insomma,
A me verrebbe da pensare living, cioè dove sì, io di vivo. Solito però è no, la di solito zona è quello. Living è la zona salotto, la zona un po' più, giorno più visibile dove, per dove tutti. Ecco, magari risparmiano sul letto. Però vediamo che anche al letto chi ci guardano. In particolare come secondo impianto molte volte, non tanto la prima. Mm. La prima, il magari si comprano il letto come seconda battuta, il letto è una cosa importante, sì, anche perché le aziende adesso anche sempre più comodi, sempre più materassi confortevoli, insomma cercano di dare il massimo. Sì. Ecco, noi di aziende non ne abbiamo citate perché insomma pleonastico, chi conosce Casaredo sa quali sono le aziende presenti nella loro azienda. Chi non lo sa, cerchiamo di sfruttare l'effetto sorpresa, andateli a trovare e avrete, come ha detto Andrea prima, piacevoli sorprese, perché non è detto che insomma, il bello sia necessariamente di pari passo costoso. Esatto. Ci può essere il bello, l'affidabile, a prezzi insomma, ragionevoli, con una garanzia di esperienza di tanti anni e di cernita, perché poi anche questo voi fate, no? Quindi immagino che il panorama di aziende a livello italiano sia infinito, quindi anche scegliere, bisogna avere la capacità di scegliere, no? Anzi, di proporre. Anzi, è difficilissimo perché la proposta è tanta, e molte volte scartare, poi ti vengono i dubbi, ma potrebbe, cerchiamo di selezionare al massimo, perché da noi poi arrivano quasi sempre per primi a proporre, insomma, non è facile sempre selezionare. Però una volta che l'avete presa in casa avete la garanzia che sia un'azienda affidabile, insomma. Sì, sì. Va. Anche perché rispondiamo comunque noi. La prima porta che vengono ad aprire è la vostra. Sì. Se c'è qualcosa che non va, prima c'è Casaredo, poi c'è il fornitore. Dopo vanno su a Biella dove capita, cioè, però prima. Però la faccia ce la mettiamo loro, ce la mettono gli altri, per cui. E quindi insomma ecco, storia di un'azienda insomma fanese che dagli anni 60 è presente in città, continuità nella tradizione, perché adesso insomma, Andrea e Gabriella hanno preso insomma, le redini dell'azienda, ma con un tessuto di anni e anni di esperienza che insomma, sicuramente è garanzia di continuità in quello che è stato il lavoro di colui che ha pensato di iniziare questa avventura. Siamo in chiusura, diamo un piccolo flash dopo averci raccontato un po' quello che è stato il percorso di Casaredo. Spero che ci saranno altre occasioni per approfondire tante cose, perché insomma il design italiano regala tanta bella soddisfazione. Sarebbe tanto da dire. E ci sarebbe tanto da dire, ma speriamo che ci saranno altre occasioni per parlarci magari di qualche bella cosa. Avete anche davanti a voi un periodo promozionale che è giusto far sapere, perché insomma, essendo periodi anche questi di rinnovamento, perché no, non usufruire di una ghiotta possibilità. In questo caso si può prendere proprio l'eccellenza al prezzo basso, per cui c'è. E quindi il top. Fino a quando è disponibile questa promozione? Un mese durerà più o meno, per cui fino alla fine di novembre. Sì. Di solito sì. Di solito sì. Va bene. Allora, Gabriella, grazie per essere stata grazie con noi e averci parlato di questa così faticosa, ma tutto sommato penso bella avventura, insomma. Piacevole sicuramente. Andrea, a te insomma un grosso in bocca al lupo per tutto quello che potrai mettere in campo e che stai già mettendo in campo, insomma, per dare alla vostra utenza il massimo, sia come aziende. Quello sempre, e anche come servizio, insomma, perché poi la consulenza diventa importante, no? Diventa un rapporto anche personale che si instaura. Ci stiamo riorganizzando molto anche per la consulenza, insomma, stiamo mettendo insieme un sacco di cose. Bene, quindi avremo modo di riparlarne, se no andateli a trovare e troverete sicuramente ciò di cosa abbisognate. Grazie per essere stati in nostra compagnia, salutiamo Gabriella e Andrea, buon lavoro. Buonasera a tutti. E alle prossime puntate di Dopo Cena, per questa sera è tutto. Ciao!